Leone della Cremona che ha detto assolutamente che occorreva una forte reazione sul piano interno, ma soprattutto sul piano europeo, perché questa crisi energetica che stiamo affrontando rischia di mettere veramente in ginocchio la nostra economia, il nostro sistema produttivo, la vita, la sopravvivenza di tante famiglie anche, di tanti cittadini. Non dimentichiamo peraltro che è una crisi che si innesta su 2 anni di pandemia, quindi di sofferenza già diffusa, economica e sociale. Ecco allora le nostre proposte. In primis la necessità di offrire un sostegno immediato a famiglie e imprese, appunto per il caro energia che ci mette e mette famiglie e imprese davanti a scelte drammatiche. Poi contrastare le pratiche speculative di quei soggetti che, al di fuori di una logica ordinata di economia, per questo ci teniamo a precisarlo, noi non siamo assolutamente, delle volte ci sono delle deformazioni grottesche delle nostre posizioni. Noi rispettiamo un'economia di mercato, siamo per un'economia ecosociale di mercato, come è scritto nella nostra Carta dei Principi e dei Valori, quindi assolutamente benvenga. La logica del profitto è una logica ovviamente che è intrinseca a quella che è un'economia di mercato, non è da discutere, ma se ci sono ovviamente le pratiche speculative che si innestano su crisi ed eventi straordinari, drammatici, oggettivamente è giusto operare con meccanismi di riequilibrio. Imporre un tetto, anche europeo, ancora più efficace di un tetto nazionale al prezzo del gas. E poi abbiamo proposto una serie di misure strutturali come appunto l'accelerazione sulle ecoenergie e sull'efficienza energetica, la spinta all'innovazione delle reti, la messa a comune a livello europeo sistemi di stoccaggio, la costruzione di filiere produttive italiane ed europee in grado di accompagnare questo processo e di produrre posti di lavoro. Insomma, dobbiamo lavorare nella consapevolezza che a una emergenza bisogna rispondere con misure forti, tempestive, ma anche dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo cercare di affondare alcune misure strutturali che servono anche in prospettiva futura. Ecco perché abbiamo detto da subito, abbiamo bisogno di un Energy Recovery Fund,